Si è tenuto a Palazzo Lascaris l'incontro di studio Persone di minore età e media, identità tutelata o sfregiata, promosso dalla Consulta regionale dei giovani in collaborazione con Tutti in Rete e l'Arcidiocesi di Torino. La referente di Tutti in Rete, Bianca Maria Biancardi Moschella, ha ricordato che le finalità dell'incontro sono tese a richiamare l'attenzione di chi fa informazione al rispetto dovuto alla storia di ogni persona di minore età, sia nel corso della vita che dopo la morte. Durante questo incontro presentiamo un video in cui è stato girato appunto l'anno scorso, in cui ci siamo occupati del trattamento dei minori coinvolti nei casi di cronaca. Nello specifico, nel nostro video ci occupiamo del caso che ha visto coinvolta Sara Scazzi e ci siamo occupati appunto di come i media, del rispetto che i media hanno dimostrato nei confronti di questa ragazza minorenne. Dietro i media ci siamo noi, ci sono persone, quindi a seconda di come noi gestiamo i media, gestiamo ed educhiamo, siamo anche capaci di educare i minori. Pensiamo per esempio ai social media, a seconda dei contenuti che produciamo loro li scambieranno, li condivideranno e si educheranno a guardare al mondo con quello che noi daremo loro da leggere, da vedere, da ascoltare. È una grande responsabilità, ma credo che sia anche una grande risorsa. Poter parlare a tutti contemporaneamente, educandoli al bello, al vero e al buono. La Consulta dei Giovani con l'Arcidiocesi di Torino, Extracampus TV dell'Università di Torino e Politecnico promuove il concorso fotografico Fatti di Vita, presentato nel Palazzo del Seminario. L'iniziativa è volta alla realizzazione di un videoclip su Torino e tutto quanto utile per giovani universitari non torinesi. Alla presentazione, con il componente dell'Ufficio di Presidenza della Consulta, Cristiano Liardo, è intervenuto Don Luca Peiron, delegato alla pastorale dei giovani universitari.